cosa interessante. Nei miei viaggi non ne ho mai vista una simile. Sei qui per guardarti intorno o per scacciare la nebbia? Faccio tesoro di ciò che vedo. Non intendo fermarmi a lungo. Rodino, la maledizione non c'è più. Bel lavoro. La nebbia si dirada. Ora sarà più facile trovare il manufatto. Sono felice di averti chiesto aiuto. Ho fatto quasi tutto io. Stai iniziando a darmi sui nervi, lo sai. Questi spazi stretti di certo non aiutano. Cerchiamo un'uscita. Impazziti per via dell'insonnia, come gli uomini che si stufarsi a pezzi a vicenda. Meglio eliminarli finché siamo in tempo. Meglio eliminarli finché siamo in tempo. Crudele, ma sensato. Sei venuta nella terra del dio sbagliato! Te ne faremo pentire! Mi è sembrato che qualcuno si rivolgesse a te durante la battaglia. Il manufatto che cerco è la causa di molte stranezze. Ma senza più nebbia dovrei trovarlo più facilmente. Sei una straniera tra colline sconosciute. Sei pronto a farmi da guida? Non ho detto questo. Se vuoi che ti aiuti, mi serve sapere di più. Puoi dirmi cos'è esattamente questo manufatto? Meno ne sai, meglio è. Meglio per te, vuoi dire. Vuoi che mi fidi di te o no? È un oggetto di grande potere, abbandonato qui da antichi dei. Se resterà qui, potrebbe gettare il mondo nel caos. Secondo te, perché noi due sembriamo immuni al maleficio che il manufatto ha scatenato sugli altri? È difficile dirlo, ma manufatti del genere hanno effetti diversi sulle persone. Molte ne sono corrotte. Forse abbiamo la stessa forza. Ma anche se non abbiamo incubi, dobbiamo restare in guardia da quel potere. Se questo manufatto è così antico ed è qui da un'eternità, perché hai iniziato a dare problemi ora? Loki si annoiava? Come sei serio? Per la verità, non saprei. Alcuni manufatti vanno attivati. Forse qualcuno lo ha fatto. Dopotutto, è un potere che attrae molti. Una tentazione. Come pensi di ritrovarlo, esattamente? Lascia fare a me. Trovare questi manufatti è diventata la mia vocazione. Col tempo ho imparato a rintracciarli. Senza più foschia, dovrei trovarlo più facilmente. Non perdiamo tempo. Che si fa adesso? Ora che la nebbia è sparita, dovrei riuscire a risalire alla posizione del manufatto. Ma prima di tutto, andrò a fare un'altra visita alla chiesa. Voglio imparare altro su questa terra straniera. Ci vediamo a Topta? Non ti basterà studiare una chiesa per imparare a conoscere quest'isola. Ma fa pure. Ci rivedremo presto.